Questa è RLB, questo è Sotterranei Pop. Rieccoci, siamo tornati ancora con la musica dei Joy Cat, il loro nuovo album che si intitola Pieces of Us Were Left on the Ground, disco che esce per Irma Records. Con noi c'è Pasquale Pezzillo che dall'altra parte del telefono, che ci sta insomma facendo scoprire molte cose di questo viaggio nell'abisso che i Joy Cat hanno intrapreso, come ci spiegava poc'anzi proprio prima della pausa pubblicitaria, proprio senza porsi dei limiti. Insomma, fare dischi oggi conta tanto quanto, però l'importante è continuare ad andare avanti, così come stanno facendo ultimamente anche con questo nuovo disco. Uscirà, ancora non è uscito, vero, il video, il primo video, Pasquale, legato a questo nuovo lavoro, vero? Non è ancora uscito, ci sarà un'esclusiva che parte dal 19 settembre, il giorno in cui l'album verrà messo in vendita, e con Rolling Stone
sul loro sito ci sarà questa esclusiva. La traccia che abbiamo scelto è Wireless, la traccia di apertura del disco, ed è un video particolare, girato a New York, con delle sorprese, perché all'interno del video vi è una narrazione molto poco utilizzata fino a questo momento secondo noi, e spero che possa in qualche modo essere capito, compreso. Anche lì c'è molta tenerezza, c'è molta emotività e commozione, la fotografia è molto satura, sfiora quasi proprio il concetto del bianco e nero, e non dico troppo perché sono curioso poi di avere dei feedback e soprattutto di scoprire che tipo di sinossi, di plot riesce ad arrivare alle persone che avranno l'opportunità di guardarlo. In realtà poi l'intero disco nasce come un'unica traccia filmata da un unico video, che per questioni ovviamente sempre discografico commerciali non riusciamo a poter proporre nelle piattaforme adeguate, perché dura 67 minuti quanto il disco, ma che proporremo live durante lo show con dei visuals precipui appositi, per cui saremo in qualche modo accompagnati sullo sfondo da una narrazione video di tutta la traccia unica dell'album. Mi pare, Pasquale, che insomma questa ricerca e questo impegno che voi avete messo nel realizzare questo nuovo disco, in un certo senso la cerchiate, la pretendiate anche da chi si mette all'ascolto, no? Perché, come dicevo prima, è un disco che va ascoltato per intero, non si può saltare di traccia in traccia come stiamo facendo noi durante questa chiacchierata, ma bisogna veramente impegnarsi per entrare in sintonia poi in fondo, no? Perché forse il linguaggio, che come dicevo è abbastanza riconoscibile, però ha bisogno della massima attenzione. Questo secondo te non può anche essere un po' il limite di questo disco, o forse il pregio? Ovviamente è difficile in un'epoca come questa, no? Richiedere o offrire il silenzio, no? Come dicevo all'inizio, offrire un'oasi momentanea, no? Di terapeutica d'ascolto, buttando via l'orologio, no? È davvero difficile. Però abbiamo fatto un pensiero molto ingenuo, abbiamo pensato che in Italia c'è una scena incredibile, spesso sottovalutata. C'è tantissima musica cantautoriale, elettronica, rock, c'è tutto, c'è la sperimentazione, c'è la cultura della lirica, del testo, ci sono moltissime condizioni di offerta, no? Per cui chi è appassionato di musica, chi segue il mondo degli addetti ai lavori, ancora compra delle riviste, ha la possibilità di seguire i suggerimenti, ascolta trasmissioni radiofoniche di questo pregio come questa, e vive un pochino anche la nicchia, no? Dell'entusiasmo, dell'ascolto che una volta era invece preponderante, ha un ventaglio di scelte ampio, per cui a noi non andava assolutamente di calpestare questa sorta di ipervalore, di ultramercato. Abbiamo pensato di offrire qualcosa che fosse assolutamente autentico, senza farci nessun tipo di problema, quindi certamente può essere un limite per chi cerca in una canzone l'emozione di un momento legata ad un ricordo, una melodia subitanea, può essere invece un grandissimo varco, un'occasione di riflessione per chi invece inaspettatamente si imbatte in un lavoro di questo tipo. Per cui davvero massima apertura alle frontiere, violentare i confini, e questo poi alla fine della fiera è il nostro obiettivo. I confini vanno violentati, non vanno predisposti, ecco, bisogna aprirsi al mondo e non certamente chiudersi nella propria nicchia. Non è un disco di nicchia, ecco, non pretendiamo un ascolto austero, severo, è un'ennesima o potenziale offerta diversa rispetto alle altre. Senti Pasquale, la vostra anima ecologista, che è stata sempre presente non solo
nei lavori precedenti, che vi accompagna, no? Vi sta accompagnando da sempre, continua a essere presente, no? Anche in questo lavoro, anche se qui diciamo il linguaggio strumentale può farla emergere in maniera minore rispetto a prima, alle campagne che sono state portate avanti. Ecco, in questo senso però diciamo, è un qualcosa che continua ad essere parte dei Joycat, vero? Certo, il percorso di fare anche un passo indietro dal punto di vista prettamente comunicativo, quindi no, di ridurre, semplificare l'uso del suono, della voce, è anche un po' un voler adagiare il suono nella dimensione più naturale possibile, no? Quasi come dire non abbiamo più parole, non c'è più niente da dire, la situazione è abbastanza complessa. Continuiamo chiaramente ad utilizzare i nostri crismi, per cui il packaging che tu avrai tra le mani è un packaging per certi versi virtuoso, perché consta del solito processo che noi portiamo avanti, quindi colle vegetali, inchiostri ad acqua, tanto è vero che la stampa di questo disco è abbastanza cruenta, un po' scura, proprio perché l'inchiostro ad acqua non attecchisce, no? sul cartoncino come quello industriale, però abbiamo voluto anche usare questo rischio. Ci sono le certificazioni FSC, abbiamo utilizzato nella prima parte di campagna promozionale un iCard e degli iperlinks, per cui tutti gli addetti ai lavori, giornalisti, hanno ricevuto da noi non il disco fisico per evitare un consumo su gomma in trasporto, no, di CO2 o esubero di materiali, ma abbiamo inviato un iCard, un link che permettesse di ascoltare l'album, di poterlo sfogliare, di poter leggere alcune parafrasi letterarie che spiegasse un pochino tutto il nostro processo, il nostro percorso, salvo poi una richiesta specifica da parte dell'addetto al lavoro di turno di ricevere il fisico tra le mani. In più stiamo portando avanti questa sinergia consolidata con Italian Climate Network, con 350.org, che sono delle associazioni mondiali che salvaguardano il Power Solar Shift piuttosto che il Climate Change. Durante questi due anni di latitanza dalle scene abbiamo comunque curato l'edizione artistica del Nuclear Sound a Bologna, a Botanic, una giornata, un festival green a tutti gli effetti, dove abbiamo comunque promosso un'etica consapevole, invitato band dalla nostra filosofia da tutta Europa, dalla Polonia, dal Lussemburgo, dalla Francia, per cui chiaramente sotto traccia continuiamo ad essere quello che siamo, nulla di più. Senti, come dicevi tu prima, mai come in questo caso bisognerà anche vederlo dal vivo questo disco, e dico proprio vederlo perché, come dicevi prima, ci sarà questo video lungo quando il disco stesso, quindi viene da chiedersi, porterete in tour il disco così completo, lo suonerete in un flusso continuo così come esce dal CD, o lo arricchirete anche con altro, insomma magari suddiviso per parti, e soprattutto insomma iniziate, presumo, in concomitanza col lancio del video, no? O è già stata fatta una release party? Adesso non so se l'ho già letto da qualche parte, ma mi sfugge in questo momento. No, sei attento, le release party ci sarà il giorno dell'uscita del disco, il giorno del lancio del disco, lo faremo all'interno di Estragon a Bologna, nell'Estragon Summer Festival, in quel calendario, e in quella sede proporremo una sorta di assaggio, ecco, del disco, anche perché è una situazione di celebrazione dell'album, di festa con le persone a noi care, perché Bologna è la città che ci ha adottato, per cui proporremo una parte del disco in flusso continuo, chiaramente lavoriamo in click, lavoriamo in cuffia, lavoriamo in stretta sinergia con gli arpeggiatori, campionatori, sequenze, perché è un lavoro anche molto intenso per noi, che ci libera poco sulla scena. I visuals aiutano molto, anche il nostro acting, per quanto vi siano coppia di percussioni tribali che in qualche modo aiutano anche nell'attenzione di un fruitore che in piedi assiste allo spettacolo. Dopodiché dal 3 ottobre andremo in giro fino ad una buona parte di gennaio,
e toccheremo, prima di ritornare in Italia, sostanzialmente quasi tutti i club importanti in Europa. In realtà partiamo da New York, facciamo 3 date lì, il 4, il 5, il 6, poi rientriamo in Europa facendo la Francia, il Lussemburgo, la Germania, Polonia, Olanda, poi rientriamo in Italia e cominceremo a toccare così tappa dopo tappa i club. E in questo momento stiamo lavorando intensamente dalla mattina alla sera per cercare di ottimizzare il lato e il gusto anche proprio della proposta del disco. E in questo momento abbiamo due possibilità: quella di lasciar fluire il disco nella sua interezza, sono 67 minuti, non è facile, oppure di poterlo arricchire, come suggerivi tu, con alcuni dei brani che comunque hanno caratterizzato la nostra storia, pescati soprattutto da Ghost Whisperer, per dirci, probabilmente in un set successivo a una quarantina di minuti del nuovo album. Vedremo vivendo, scopriremo vivendo, anche sulla scorta dei consensi, delle critiche o di suggerimenti in Europa, quello che poi proporremo qui. E allora non mi resta che davvero augurarvi buon lavoro, non solo buona fortuna per questo bel lavoro. Io ringrazio Pasquale Pezzito dei Joy Cat, che ci ha fatto capire ancora molto più di quello che esce da questo nuovo lavoro, Pieces of Us Were Left on the Ground. E allora Pasquale, io ti ringrazio, ci lasciamo ascoltando un altro brano dal disco, questa Evil è la nostra ultima proposta per questa sera per quello che riguarda la musica dei Joy Cat. Grazie Pasquale, a risentirci alla prossima occasione. Ovviamente ringrazio te, sempre assolutamente delicatissimo e sensibile, ci ospiti da sempre, quindi grazie, e saluto i radioascoltatori che sono stati pazienti e spero di vederli presto dal vivo.